Piazze, la seconda classificata, la signora Maria Indiano, Franca Indiano, prima classificata Floriana Lubrano Quaruzzo. Un saluto a tutti da Paco, siamo qui al Laboratorio delle Arti di Via Torrione, siamo col sindaco Peppe Pugliese e stasera una serata speciale dedicata al Casatiello, Re Casatiello, seconda edizione. Un successo anche stasera. Sì, sono molto contento, ma soprattutto il vero successo è quello che si va a rilanciare una di quelle che sono le tradizioni montesi. Noi abbiamo detto in campagna elettorale che avremmo aperto, diciamo, uno sguardo di attenzioni particolari su quelle che sono le nostre origini, le nostre tradizioni, quella che è la nostra cultura profonda di Montesi, e io penso che valorizzare il Casatiello, che diventa così la prima deco di Monte di Procida, la prima denominazione comunale, sia un passo fondamentale verso la riscoperta della nostra identità più profonda, della nostra identità montese. E vedere delle signore anziane o anche delle giovani ragazze che praticamente avviene un passaggio di testimone tra chi sa i segreti per fare un ottimo Casatiello e le giovani leve, stasera mi ha emozionato particolarmente, quindi è un evento di cui siamo fieri ed orgogliosi e continueremo su questo percorso di valorizzazione dei prodotti tipici locali. C'erano anche esperti come Rosario Mattera di Malazze, c'erano anche i migliori pasticceri montesi, c'era Mignano, c'era il Barpina, e quindi giudici ottimi per capire il sapore e il miglior Casatiello di quest'anno. Una giuria di prestigio assoluto, adesso non li cito perché dimenticherei sicuramente qualcuno, ma ho visto che sono stati molto bravi anche nell'allestire la giuria. Sembrerei di parte a fare i complimenti agli organizzatori, ma hanno fatto veramente un lavoro esemplare. Qui siamo tra persone che spesso organizzando ci mettono di tasca propria, tante persone che lo fanno su base assolutamente volontaria, quindi diciamo è bello perché è una spinta che arriva dal basso all'amministrazione, quindi noi abbiamo un ruolo importante, ma un ruolo ancora più importante ce l'hanno tutte queste persone che in maniera assolutamente volontaria e disinteressata danno una mano a valorizzare le nostre tradizioni, che, lo ripeto, vanno valorizzate non solo per una semplice questione di cuore, di affetto o di riscoperta della nostra identità, che comunque è fondamentale, ma anche perché possono essere un veicolo di rilancio economico e turistico, perché questi prodotti, una volta che entrano nei nostri, e già ci sono su parecchie, nelle vetrine dei nostri migliori artigiani, poi possono essere veicolati e possono essere al tempo stesso un veicolo per attirare nuove persone che vogliono scoprire le nostre ricchezze enogastronomiche, ma anche vogliono scoprire le bellezze del nostro territorio. Ed è vero, perché negli ultimi tempi, quando clicchi la parola Casatiello su Google, prima usciva solamente, diciamo, quello là classico, napoletano, oppure adesso esce pure il nostro e sta scritto Casatiello Montese, quindi ci stiamo quasi arrivando. È vero questo, ma è vero anche che io, che diciamo, ho avuto il modo di vedere con piacere che negli scaffali degli artigiani locali, in ambito delle pasticcerie locali, dei bar, vedo sempre più spesso il Casatiello, cosa che prima non si vedeva, invece oggi orgogliosamente esibiscono il Casatiello. Così sono percorsi, sono processi che nascono dal basso e che danno una spinta al nostro sviluppo inimmaginabile, così come ad esempio da poco ho visto una grafica che utilizza il logo dei Campi Flegrei. Il logo dei Campi Flegrei l'ho visto anche fuori un albergo, quindi significa che questa identità man mano se ne appropriano tutti e diventa un punto di forza di tutti quanti.